Vi propongo, diciamo come guida, proprio come bandierina da mettere sulla lavagna, vi propongo tre verbi. Ho accennato a questo, non ho portato nessuna nota perché ho presentato, diciamo, l'essenziale di questo discorso in un articolo della rivista del clero italiano, abbastanza recente, che a sua volta è, diciamo, la scrittura di una riflessione che mi è stato chiesto di presentare al Consiglio Episcopale della Diocesi di Milano, quindi più di così. Proprio legato all'attualità ecclesiale di Charles de Foucault, sulla quale certo io ho un po' di interventi. Il primo verbo è abitare. È un verbo al quale Nazareth, ecco, la Cristologia di Nazareth, la Cristologia di Gesù a Nazareth, perché secondo il nostro dogma cattolico Gesù non ha incominciato ad essere l'incarnazione del Figlio di Dio dopo Giovanni Battista, capito? Quando ha incominciato a fare i miracoli. Secondo il dogma cattolico lo è fin dall'inizio. Ecco, la Cristologia di Nazareth, la Cristologia di Nazareth è essenzialmente una cristologia dell'abitare, dove l'evangelizzazione e la missione si realizzano essenzialmente nell'abitare. E questo abitare cristologico, deve ritrovare un peso che nella nostra cristologia non ha, o ha molto virtualmente, l'umiltà del Figlio di Dio che vive nel nascondimento e si prepara alla sua missione. Senti, noi facciamo un prete in 6 anni, ti pare che ce n'è bisogno di 30 per abilitare il Figlio di Dio alla sua missione? Cos'è che doveva studiare secondo te? Dunque, Cristologia di Nazareth e Ecclesiologia di Nazareth, perché ci sarà un rapporto fra la Cristologia di Nazareth, che è essenzialmente una Cristologia dell'abitare, e la missione del Figlio, no? Addirittura la nostra teologia dogmatica dice missione, proprio il lancio del Figlio sulla terra, no? Alla radice. Le missioni trinitarie, la missione del Figlio. Quindi non semplicemente le cose che fa quando è arrivato qui, la missione. La missione è il destino del Figlio, la destinazione del Figlio. Allora, questo abitare è pesante. 30 anni, oltretutto, gli scienziati sono d'accordo. Non è che uno dice no, è una finzione letteraria. Sono d'accordo che la quasi totalità della vita Gesù l'ha passata in questo modo, dunque la sua missione ha qui un baricentro piuttosto essenziale, di cui bisogna esplorare il significato. E Charles de Foucault, per non saperne leggere né scrivere, ha puntato l'attenzione su una cristologia che non c'era, perché nei nostri manuali non c'era, non c'era nei manuali di teologia. C'era nella patristica dei misteri di Cristo, certo, perché era un po' più abituata a spremere dalla Bibbia tutta la potenza che poteva esprimere, ma nella nostra cristologia, per
sistematica, da quando c'è una scuola di cristologia non c'era. Questo, vi dico adesso un aneddoto curioso, questa concentrazione è stata uno dei due grandi ostacoli alla beatificazione di Charles de Foucault. Il secondo è stato un militare. Se lo facciamo beato, cosa diranno gli arabi, gli algerini, eccetera, che è diventato santo, un militare che ha partecipato appunto alle guerre coloniali, all'occupazione, eccetera, no? Quindi militare, per di più, militare in quel senso. E il primo ostacolo, serio, la causa si è fermata per qualche anno a motivo di questi due ostacoli, quindi non era in questione la sua virtù personale. Il primo ostacolo era proprio la cristologia di Nazareth, che non può essere una vera cristologia. Charles de Foucault, in adorazione del Cristo a Nazareth, diciamo, si mostra legato alla parte umana di Gesù. Pensate che roba. Non scandalizzatevi troppo, perché nel linguaggio ecclesiastico corrente è ancora un modo di parlare normale. Quando io dico la cristologia deve basarsi sulla fenomenologia di Gesù, cioè trarre la sua verità, appunto, dalla parola, dal gesto, dalla testimonianza apostolica, della parola, del gesto, dell'atteggiamento, eccetera, di Gesù fissato nel canone evangelico, tutti traducono, ecco sì, questa è giusto valorizzare la parte umana della cristologia. Ma quale parte umana? Gesù, ecco, la cristologia gesuanica. Quindi, diciamo, equivoca dal punto di vista della trascendenza, legata all'umanità di Gesù. Legata all'umanità di Gesù, gesuanica. Ma come direbbero a Roma, ma che stai a dì? Gesù non è la parte umana dell'incarnazione. Gesù è il Figlio di Dio, non la parte umana dell'incarnazione del Figlio Eterno. Gesù è il Figlio Eterno, capisci? E questo è il mistero dell'incarnazione, che Gesù sia il Figlio Eterno. Gesù. Ecco, io ho avuto una piccola parte nello scioglimento di questo nodo, di questo primo nodo, e sono molto, permettetemi di essere molto fiero nel mio piccolo di questo, a sciogliere appunto questo inghippo fondato su un equivoco che in realtà non riguardava Charles de Foucault, riguardava la nostra cristologia, il nostro lessico corrente, che a poco, sì, si può capire storicamente, siccome per due secoli la critica laica si è accanita sul fatto che e questo chissà se Gesù l'ha fatto, e questo chissà se Gesù l'ha detto, eccetera. Allora noi abbiamo preso le distanze, abbiamo detto, beh, comunque quella sarebbe la parte umana. La fede è fede, appunto, essenzialmente nell'unione ipostatica, ecco, voglio dire. E quindi i dettagli non sono così importanti, la parte umana, per valorizzare. E poi, appunto, la fede è credere che Gesù è Dio, quindi bisogna arrivare lì. Per arrivare lì non ci si può fermare a Gesù. Queste strane assonanze di linguaggio poi creano un'abitudine mentale. E ancora adesso infatti i Vangeli non sono la nostra lingua materna. Noi spieghiamo, ormai i sacerdoti sono stati eroici in questo, perché quasi da soli,
e senza aiuto della teologia negli ultimi 50 anni hanno veramente cambiato la loro catechesi, che è diventata molto più biblica, evangelica, eccetera. L'hanno fatto quasi da soli, perché la teologia che avevano studiato non li incoraggiava in questa direzione. Quindi, grande merito, però ancora non sono arrivati alla pratica della lingua evangelica, della lingua biblica in generale, come lingua materna della fede. È la lingua nella quale la fede si esemplifica, ecco. Si fa narrazione, si fa esempio, e gli esempi è più bello prenderli dal Vangelo e non solo dalla vita corrente, ma si esemplifica, ma la nostra lingua materna è il catechismo. E non è la stessa cosa. Il catechismo del grido di Gesù sulla croce non sa niente, un bel niente. Dell'ignoranza del figlio a proposito del giorno che deve venire non sa niente. Della necessità di essere discreti nell'annuncio di Gesù, raccomandazione con la quale Gesù martella implacabilmente sia i suoi che i demoni, il catechismo non sa niente. E il bello della lingua materna è questo. La lingua materna non è la lingua che poi parlerai normalmente, poi imparerai le lingue, ne parlerai anche altre. La lingua materna non è l'italiano o l'inglese. La lingua materna è quella che ti fa entrare nella dimensione del linguaggio umano. E dopo non ne uscirai più. Quando sei entrato in questa dimensione sei umano. E tutte le volte che avrai bisogno di ricorrere alla dimensione umana di qualsiasi discorso, ti ricorderai della lingua materna, che era accompagnata dalle coccole, dagli sguardi, dalle vicinanze, dalle cure, dai rimproveri, dai proverbi, come diceva sempre la mia mamma. Ecco, questa non è ancora la nostra lingua materna. Per De Foucault lo fu. Leggiamo i suoi scritti e capiamo che per lui la lingua evangelica è la lingua materna. Non il catechismo, non la teologia che ha imparato a scuola, che pure considera con grande rispetto, grande venerazione, anzi non si sentiva neanche degno di diventare sacerdote, l'hanno incoraggiato, poi ha capito che aveva un senso. Che senso ha un sacerdote nel deserto? Non c'è la Chiesa. E invece lui capì che aveva un senso. Ecco. Il Vangelo come lingua materna e il mistero dell'abitare. Non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio, ma intanto per 30 anni fa anche il lavoro che c'è da fare, no? Per mantenersi. È in questo che fa, che si occupa delle cose del Padre suo, e in che altro, secondo voi? È vedendo come nascono i bambini e come si curano i bambini? E le donne che soffrono e dopo sono contente perché è nata una creatura, come si ricorderà nelle sue prediche? Sì, credo di sì. Del come fanno fatica i vecchi e gli anziani? E i malati abbandonati? Sì. A furia di vederne, bisogna vederne un bel po' per imparare, perché le fibre del tuo corpo e della tua anima imparino che cos'è veramente avvilimento, abbandono, ferita, no? Bisogna vederne un bel po', non basta una volta o due.
Adesso i bambini glieli fanno vedere una volta o due, no, non basta. Bisogna vedere tante volte per tanti anni. E poi finalmente si diventa umani, cioè sensibili a questa cosa. Anche se gli altri non la vedono, tu la vedi. E bisogna vederne tanti di matrimoni, di nascite, di bambini, di feste del villaggio. Anche lì ogni tanto c'è qualche ricordo di Gesù, no? Voi siete come quei bambini che cantano e ballano e dicono: vi abbiamo cantato canzoni divertenti, vi abbiamo cantato canzoni tristi, non fate un tubo, ecco. Non fate un tubo. Noi, parentesi che chiudo subito, siamo più o meno in questo passaggio, eh? Stiamo facendo acrobazie e facciamo girare i manubri come quelli che agli incroci chiedono l'elemosina facendo giochi di prestigio. Comunichiamo il dramma dell'esistenza a cui il cristianesimo risponde, comunichiamo la felicità dell'esistenza, obiettivo che il cristianesimo ci assicura, perché non è una religione del no, eh? Della mortificazione, dell'inibizione. E davanti a noi abbiamo l'identica barriera di occhi da triglia, che nell'un caso o nell'altro non si scompongono. Ecco, abitare. Abitare, questo non è il prologo, Nazareth non è il prologo dell'incarnazione. E non è nemmeno il prologo della missione e non è nemmeno il prologo dell'evangelizzazione. È l'incarnazione, è la missione, è l'evangelizzazione. Cominciare a capire questo. Ed è la parte più ampia e forse più importante. Dopo, quando viene il momento, e per tutti verrà il momento, no? Di lasciare, per così dire, il proprio testamento, di portare allo scoperto il segreto della vita con Dio che si è vissuta, la gente percepirà infallibilmente, forse i capi si agiteranno un po', ma la gente percepirà infallibilmente che questa è una religione diversa, diversa dalla religione. Sente Gesù e capisce che questo sa come nascono i bambini, questo sa come muoiono i vecchi, questo sa come si vergognano i malati di apparire in pubblico, perché si sentono deboli e vulnerabili e cercano di nascondersi. Questo lo sa, è uno che sa. Non è come il prete che ti spiega il senso del male, il senso della sofferenza, il senso... Spiega il senso di tutto. Signore benedetto, come fa a spiegare il senso di tutto? Chi gliel'ha imparato? Ma... E il prete poverino deve onorare il suo ruolo, come fa? Un prete ha le risposte, se non ce le ha il prete chi deve averle? Non bisogna neanche cavalcare troppo allegramente la retorica contraria, che dice: io ho solo domande, e dice: allora per cosa ti paghiamo? Cioè, scusa, perché noi ti manteniamo se c'hai solo domande, allora grazie, ce n'ho già abbastanza io, quindi, ma per dirvi, abitare. Abitare, io sono, ho incominciato il mio ministero sacerdotale avendo chiesto di non stare solo in seminario, insomma, ero destinato e quindi va bene. Ho detto, però io vorrei, dissi incautamente al rettore di allora, che era Monsignor Citterio, dissi, però io vorrei vedere anche gente normale, poi mi sono morso la lingua e ho detto, c'è gente, ecco. E allora lui mi mandò in una parrocchia che nasceva allora, cioè che era solo sulla carta. Avevano
diviso una grande parrocchia, che era la Madonna di Lourdes a Milano, e avevano fatto questa parrocchia San Giuseppe della Pace. Non c'era la chiesa, c'era una chiesa, una cappella, una grande cappella votiva della guerra del 15-18. San Giuseppe della Pace era quella pace lì. Non c'era oratorio, non c'era canonica, i preti abitavano in un condominio, i preti, prima c'era il parroco, poi sono arrivato io, poi è arrivato l'altro sacerdote con il quale abbiamo fatto questa esperienza. Si chiama Don Bruno Ripamonti. E la gente si portava le sedie da casa, alla domenica. Avevamo fatto un soppalco per aumentare, intanto che costruivano la chiesa nuova, e si portava le sedie da casa, e la mattina il prete, anche lui dalla sua casa, con la sua borsetta, andava in chiesa come tutti e vanno a lavorare, insomma. Ecco. Io continuo adesso, capisco che la cosa è molto pratica, ma piano piano, secondo me, sarebbe un bel segno se il sacerdote non abitasse proprio sopra il tabernacolo, in modo da uscire in ciabatte e trovarsi in chiesa, ecco. Non sarebbe un brutto segno, che non è la casa del prete. Già è dubbio che sia la casa di Dio, perché Dio, sapete, nella Bibbia dice non ti allargare, che mi fai una casa a me, come se fossi un povero profugo, cioè, non ti allargare, va bene, ma non ti allargare, ma tantomeno è la casa del prete, non è neanche la casa del popolo, la chiesa è la chiesa. Lo dirò nella seconda parola, adesso voglio soltanto fissare questo, abitare come forma dell'evangelizzazione della missione. Noi abitiamo il mondo ecclesiastico ancora, prevalentemente. Non abitiamo la condizione umana. E non perché non siamo sposati, non l'abitiamo e basta. Abitiamo un mondo tutto sommato separato. Magari da barriere invisibili, perché poi ci muoviamo, andiamo, facciamo, no? La parrocchia tra le case, casa tra le case, eccetera. Ma non è così. Chi arriva in parrocchia entra in un mondo ecclesiastico dove noi siamo già abitualmente e 24 ore su 24, dal quale non usciamo. Quindi il nostro modo di abitare la condizione umana è, fa parte dell'operare, non dell'abitare. Difatti nei nostri manuali di pastorale, anche senza volerlo, si adopera questa lingua un po' patetica che dice dobbiamo andare incontro all'uomo contemporaneo, perché io sono di Jurassic Park, secondo te? Cosa vuol dire andare incontro all'uomo contemporaneo? Io mi guardo, come mi sembra di essere contemporaneo anche a me. Però il nostro inconscio percepisce un pelo di anacronismo nella nostra condizione, di un abitare separato, un abitare mentale separato, ma che diventa uno stato di vita. Non credo che ormai durerà molto. Penso che i nostri nipoti si dovranno cercare un lavoro vero, anche loro, che già adesso, è anche curiosa questa cosa, no? Un prete può fare il professore ma non l'operaio. Non so, è un po' bizzarro, ma è così, no? Perché gli operai allora erano pieni di comunisti, è quello? Non so. Perché ci va tanto tempo? Beh, anch'io ci va tanto tempo. Io sono stato in questa parrocchia e andavo tutti i giorni. Ero praticamente come un coadiutore. Facevo scuola la mattina in seminario, poi alla una partivo e stavo fino a mezzanotte.
facevo tutti i bambini, gli adulti, per 2 anni prima che arrivasse Don Bruno. E ho fatto questo per 17 anni. Intanto dovevo insegnare e studiare e quindi stavo su di notte, certo. Però non è che fosse un lavoro meno oneroso per farci stare anche il resto, no? Ecco. Tanto più se vogliamo vagliare il resto, ecco, questo resto, dove qualche volta si ha l'impressione che ci dobbiamo anche inventare un po' il lavoro per giustificare il nostro tempo libero. Perché il tempo degli altri è occupato. Quindi il nostro diventa libero. Ecco, abitare. C'è una teologia, una cristologia dell'abitare come evangelizzazione, come missione, che non coincida semplicemente con il reclutamento, no, di cattolici, di nuovi cattolici, ecco. O con l'insediamento, appunto, di segni religiosi. Per avere questa teologia e quindi far esprimere al mistero di Nazareth le sue virtualità migliori, credo che sarà necessario sciogliere questi due nodi. Il primo è una eccessiva attrazione del carisma, della missione e dell'evangelizzazione sull'asse della vocazione battesimale, come si usa adesso. Filippo l'Eunuco comprese finalmente le scritture e disse: che cosa impedisce di battezzarmi? Fu battezzato. Secondo voi dopo è diventato vescovo? Ha continuato a fare l'eunuco della regina Candace, credo, no? Come credo che è capitato a Zaccheo, al centurione, alla cananea, alla samaritana. Forme della fede scomparse dalla nostra teologia, scomparse dalla nostra ecclesiologia, strettamente aderenti all'abitare di Gesù. Perché non sono legate alla disputa sulla forma religiosa autentica che Gesù ha con i suoi interlocutori religiosi professionali, ma sono legate appunto alla condivisione dell'abitare di Gesù. Sono le forme dell'ospitalità di Dio e della fede che salva, che questa ospitalità riceve come gratitudine. Da un certo punto in avanti è diventato normale sigillare questa ospitalità con il battesimo. Eppure per secoli al battesimo non fu legata alcuna competenza evangelizzatrice. Né alcuna iniziativa missionaria. La coerenza della vita, la testimonianza, certo, che esprime appunto il dono ricevuto, ma questo anche la cananea lo fa, anche l'eunuco, anche. Se si battezzano anche i bambini, vuol dire che è vero questo, che l'ospitalità di Dio
è l'elemento fondamentale, è quello che fa la differenza. Poi quelli che sono chiamati ad una certa forma dell'evangelizzazione, ad una certa forma della missione, il Signore li fa saltare fuori e la Chiesa li riconosce. Tenete presente, a conforto di questa visione, che tanto tra un paio di decenni diventerà obbligata, perché questo stress al quale stiamo sottoponendo il nostro pubblico ignaro non lo reggeranno a lungo, poverini. A conforto appunto di questo orizzonte, che restituisce appunto al battesimo la sua bellezza, di carezza di Dio, ecco, che dice sei in salvo, chiunque tu sia, sei in salvo. Considerate che fino a qualche decennio fa era proibito pensare che i laici avessero una qualche autonomia e una qualche prerogativa in ordine all'evangelizzazione e alla missione. La teoria teologica diceva che questo è il compito dei vescovi, spetta a loro, e che eventualmente possono benevolmente associarvi i laici. Ora, questo non è la preistoria, qualche decennio fa, capisci? E come avviene che improvvisamente scopriamo, messi alle strette, i sacerdoti sono più pochi, riscopriamo appunto l'impegno evangelizzatore missionario e dunque un ruolo protagonistico, dal punto di vista ecclesiologico, dei laici? Anzi, glielo ingiungiamo come obbligo conseguente al battesimo ricevuto, spiegandogli è così che si onora il battesimo. Voi siete sacerdoti, forse potete capire ancora di più dei vescovi questa cosa che vi dico, perché la sperimentate quotidianamente. Non avete l'impressione di chiedere ai vostri fedeli, nel grosso, non parlo dei collaboratori più vicini, che già sono quelli che il Signore ha scelto per farsi avanti, come succede già nel Vangelo, no? Ci sono i discepoli, gli apostoli, poi i discepoli, l'entourage, insomma, e poi la folla. Ma la Chiesa è fatta di tutto questo, La Chiesa di Gesù è una Chiesa dell'abitare, fatta dei discepoli e della folla. Apostoli, discepoli, la folla. Se non c'è la folla, non c'è chiesa, e la folla è piena di samaritane, di cananee, di pubblicani, capisci? Lebbrosi, quello che... Allora, non vi sembra di esigere che venga onorato un impegno, e cioè un contratto, che nessuno dei vostri fedeli ha firmato? Perché i vostri fedeli adulti ancora sono una generazione alla quale è stato detto che il battesimo toglie il peccato originale ed è morta lì. Del resto non sanno. E se gli spieghi che impegna appunto a una vera e propria forma di ministero del Vangelo, e il dialogo con la cultura e l'annuncio della verità cristiana, e la testimonianza della preghiera, della comunità, gli viene in mente che pagano te per questo. Che anche volendo non potrebbero fare tutte queste cose. Che hanno da campare quattro creature.
Ma l'abitare invece, l'abitare è una cristologia dell'evangelizzazione e della missione che è il grado zero della Chiesa. Quello in cui Gesù si immerge nei 30 anni di Nazareth è quello che forma il grembo elementare, fondamentale dell'evangelizzazione e della missione di Gesù. Rispetto alla quale il reclutamento di discepoli disposti ad accettare l'incarico, il ministero, di tenere nella sua verità, nella sua correttezza, il legame tra Gesù e la folla è una vocazione alla quale chiama Gesù. Non ci si candida in base alle proprie qualità. Una vocazione alla quale chiama Gesù. Ecco, abitare.